Sono Franco Gionco e sono qui per guidarvi nel nuovo viaggio del club Dacia on the Road speciale Duster. Punto di partenza è Masseria, nella selvaggia e romantica Val Ridanna in Alto Adige. Entreremo nelle viscere della terra per vivere da protagonisti l'emozione millenaria di Monte Neve, le miniere più alte d'Europa. Scopriremo un mondo tra i più affascinanti di tutto l'arco alpino. E allora dai, seguitemi, l'avventura sta per iniziare. Le Alpi dello Stubai mostrano la loro maestosa imponenza su tutta la Val Ridanna. Passeggiare tra questi contrafforti rocciosi, attraversando gli sterminati prati che vanno da Vipiteno fino al cuore delle Alpi Breonie, è un'avventura senza fine nella natura più incontaminata dell'Alto Adige. Qui è nata una storia mineraria lunga ben 800 anni. I segni di questo passato sono ben custoditi nei ricordi della gente e nelle imponenti strutture che sovrastano i piccoli centri abitati. Nelle gallerie di Monteneve, le più alte miniere d'Europa a 2700 metri d'altitudine, si estraeva argento. Per i soci del club Dacia on the Road speciale Duster sarà un inedito viaggio al centro della terra. Siamo collocati geograficamente tra il passo del Brennero, che si trova a est dove nasce il sole, e a ponente invece abbiamo il passo del Rombo. Si chiamano miniere di Monteneve perché le montagne sopra si chiamano Monti di Monteneve, quindi le miniere hanno preso nome dalle montagne, insomma, che ospitano questi scavi. Appassionato di raduni, facendoli anche in moto, e non avevo mai trovato sinceramente a livello di vetture delle situazioni del genere, quindi ho preso subito la palla al balzo. Devo dire che è stato davvero, sono davvero delle belle esperienze. Ci troviamo qui adesso all'impianto di arricchimento, dove i minerali della miniera di Monteneve venivano separati, mentre il giacimento si trova proprio sulle montagne. Per centinaia di anni il minerale veniva trasportato giù a dorso di cavallo. E poi, quando hanno iniziato di estrarre lo zinco dal 1870 in poi, hanno costruito questo impianto di trasporto su rotaia. Oggi portiamo il casco per la sicurezza. In quell'epoca hanno portato i berretti con la punta sopra. E questa punta doveva rimanere così dritta, per questo mettevano un po' di paglia o di fieno. E proprio per questa punta il minatore si accorgeva che fra poco sbatte la testa. Ha sempre la mano lui, dai. Più veloce. Deve essere come un trapano, eh. Tac. Il concetto della lampada. Sono due parti, sotto c'è il carburo, sopra c'è l'acqua. Qui posso regolare quanta acqua gocciola sul carburo, tanto grande diventa la fiamma qui. L'arricchimento dei minerali per l'estrazione di argento, piombo e zinco avveniva a Masseria già nel 1871. La roccia contenente il minerale veniva frantumata, selezionata e separata dalla roccia sterile. I macchinari per fare tutto questo sono ancora oggi perfettamente funzionanti. Con il Dacia on the Road è stata una bella esperienza, e questo qua del Trentino è veramente fantastico, sì. Posti meravigliosi, le Duster vanno bene su questo terreno.
Con i Duster, i membri del club Dacia On The Road, speciale Duster, raggiungono una seconda galleria a 2000 metri d'altitudine. Dopo essersi rifocillati e vestiti come veri minatori, attendono l'arrivo del vecchio trenino della miniera. Vengono condotti a circa 4 km nel cuore della montagna per un avventuroso tour attraverso ampie gallerie, pozzi, corsi d'acqua e profonde fenditure. Allora, ogni tanto può essere che l'armatura di sicurezza passa proprio qua davanti, con questo stare dentro, chiudere bene questa porta qui, e andiamo dentro adesso proprio 3 km 600 metri e ci troveremo già nella Val Passiria. Il labirinto di gallerie che abbiamo qui saranno circa sui 140 chilometri. Per 3 ore i soci del club Dacia On The Road, speciale Duster, rivivono le condizioni estreme a cui erano sottoposti i 1000 minatori di Monteneve. Il gigantesco dedalo di tunnel e pozzi sembra non finire mai. Ma alla fine di un lungo percorso, il vecchio trenino minerario riporta tutti alla luce. I Duster si immergono di nuovo nel dolce paesaggio dell'Alto Adige. Destinazione la Gola di Stanghe. Il rio Racines, nei secoli, ha scavato profondi percorsi sotterranei nel marmo bianco. Un capolavoro della natura di grande suggestione. Due giornate fantastiche, passate una a visitare una miniera. Stamattina siamo stati a vedere una cascata bellissima, abbiamo fatto un percorso di trekking stupendo, veramente bello. Si torna in auto per l'ultima tappa di questo viaggio. I soci del club raggiungono il rifugio Genziana, vicino Vipiteno, a 1894 metri d'altitudine. I Duster si arrampicano con destrezza tra queste stradine di montagna. Sono pronti ad affrontare una nuova avventura per andare alla scoperta dei luoghi più sfacciatamente unici dell'Italia.